Caro Domenico, da domani l'Ella Sverona di Fabio Grosso partirà per il ritiro. Oggi si è aperta la stagione con la presentazione delle nuove maglie. Ti chiedo subito, da grande ex gialloblu, come valuti le nuove divise da gioco? Belle divise, il termine che io, che gli ho dato è quello della, diciamo, l'aggettivo di familiari, ecco, diciamo familiari, che escono dai soliti marchi internazionali, i soliti, insomma, quelli delle grandi società, e quindi c'è un gusto di familiarità. I tifosi del Verona cosa si devono aspettare da questa nuova stagione? I tifosi del Verona sono sempre molto esigenti, e obbligano la società ad impegnarsi sempre per fare il meglio, quindi in questo campionato a vincerlo. E i giocatori sentono sempre comunque il peso della storia, della storia di questa società, alla cui storia noi abbiamo dato un buon contributo, e quindi alcune volte hanno delle difficoltà che non trovano in altre piazze o anche sulla piazza qui, ad esempio la differenza tra giocare tra il Chievo e il Verona è una differenza che esiste. Abissale, direi. Abissale, è una differenza che esiste, non è che sia una favola. Parlavamo appunto di programmazione, sono arrivati dei giocatori al momento di categoria, mi viene a pensare ad Almici che ha fatto 200 presenze in Serie B, è arrivato Sissé dopo 10 anni, noi l'abbiamo visto qua in Lega Pro e comunque negli ultimi anni si è confermato nella cadetteria. Pazzini pare che dovrebbe rimanere, secondo te cosa manca ancora? No, io adesso dico che i giocatori di qualità sono sempre importanti, però la cosa più importante in Serie B è creare il gruppo, creare questo senso di appartenenza al gruppo, prima creare lo spogliatoio e dopo lo spogliatoio va in campo, ma è la cosa soprattutto in questo campionato.